Buonasera a tutti, ben ritrovati ancora con l'ultima gara del Grand Prix Podismo e Atletica con Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Allora, qui vediamo la nebbia, Moreno, che anche in questa circostanza, in occasione del Memorial a Gabriele Nenetti, 21esima edizione, trail di Lignano, comunque sia una, diciamo, ottima partecipazione di atleti provenienti da diverse parti, insomma, ecco. Sì, il fatto è dovuto che sicuramente, avendo avuto l'iscrizione gratis fino al 20 ottobre, ha influito, diciamo, positivamente anche su questo. A prescindere da questo, comunque è un trail che, per sentire dire, piace tantissimo il percorso, e quest'anno è andato tutto bene. Ah, a proposito, abbiamo scoperto chi è l'anno scorso l'autore diciamo, della manomissione del percorso lo scorso anno. È un calciatore di Sant'Andrea Pigli. E vabbè, lasciamo stare queste cose che purtroppo, ahimè, hanno un pochino messo in cattiva luce anche l'organizzazione dello scorso anno. Peccato per molti partecipanti che non hanno potuto fare, diciamo, il percorso in maniera regolare. Quest'anno era impossibile. Si sono rifatti. Sì, era impossibile sbagliare per i concorrenti, perché era molto segnato in terra, e le frecce che erano state anche il giorno prima erano state cambiate di nuovo. Però ecco, abbiamo detto ai concorrenti di guardare per terra e guardare meno su in alto le frecce, perché le frecce sono facili da manomettere, mentre le strisce per terra no. Ecco, qui intanto vediamo le fasi iniziali proprio della competizione, della corsa, con gli atleti già allungati dopo neanche un chilometro. E ovviamente qui siamo nelle fasi iniziali in cui la parte più facile è proprio la parte iniziale, dove c'è ancora pianura eccetera. Poi dopo si comincerà a salire nel percorso un pochino sì, più impegnativo. Sì, ma come vediamo adesso, questo è in discesa, ma precedentemente abbiamo fatto una salita. La prima parte è molto selettiva, proprio in modo perché dobbiamo passare dei posti che non ci si può passare in gruppo, quindi è proprio per fare la selezione e passare in fila indiana. Anche perché poi è un percorso caratteristico, un po' anche nel paese di Policiano, nella parte un pochino più vecchia, diciamo, del paese, che ovviamente con questa manifestazione siamo riusciti un po' in lungo e largo. Sì, escluso il palazzetto e il top, che noi non ci siamo passati, però abbiamo passato dalla muraglia, la Volpaia, il Poggio e il Castello, quindi. E sicuramente la parte più carina proprio è la parte del Poggio, del Castello, almeno in questa prima fase. Poi andremo ovviamente nell'ambiente più naturale. Naturale, in mezzo al bosco, dove sono verso la chiesa di Santa Maria, ecco, qui ci avviciniamo nel tratto. Qui siamo al limite, fra l'altro, tra la nebbia e il sole, quindi ancora il sole qui aveva difficoltà a uscire fuori, però vedete già questa salita impegnativa da parte dei concorrenti, che qui hanno un bel tratto, un tratto di circa 400-500 metri, abbondante di salita. Poi, sì, una... poi dopo vengono deviate a destra e vanno nel bosco, che è bellissimo. È la seconda volta, è il secondo anno consecutivo che facciamo questo tratto, e sarà sempre così, perché è un tratto bellissimo dove si corre bene, e ecco, alla fine di questo bosco si comincia quasi a vedere qualche raggio di sole. Ecco, qui vediamo proprio che alcuni cominciano ad avere già le prime difficoltà a correrla tutta. Vediamo gli specialisti come Donnini, invece ancora alle prime avvisaglie, ma comunque sia sempre in condizioni fisiche ottimali per fare questi trail. Abituato lui ovviamente a distanze molto più lunghe, però si difende anche su questo. Era uno dei papabili, diciamo, protagonisti di questa competizione. No, c'è da dire, come sapete tutti, questo percorso erano due percorsi, uno di 12 e uno di 22, e la maggioranza degli atleti hanno scelto la gara di 12 km. Ecco, qui andiamo verso il castello, come dicevo prima, qui siamo al limite fra la nebbia e il sole, e ecco, qui il castello è già stato passato, riscendiamo verso Santa Maria. Ah no, qui è sempre quella stradina lì in discesa che dopo risale. Sì, 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 sì. Qui abbiamo fatto delle riprese, diciamo, prima posteriori, poi davanti, per i concorrenti che dovevano giungere. Ovviamente, dato che non potevamo farlo con mezzi motorizzati, quindi abbiamo dovuto fare un po' delle riprese a piedi, spostandoci da un posto all'altro in maniera, diciamo, continua. Comunque questo, sia, sì, questo è un tratto che sarebbe spettacolare, che avremmo fatto anche per ritornare. Questo è il tratto che anche quando si torna si rifà questo pezzetto qui. E comunque qui vediamo, ecco, intanto vediamo la Parigi anche in questa occasione, anche lei era fra una delle protagoniste, però ha trovato, diciamo, una Thomasun, ecco, che la vediamo particolarmente agguerrita,
arretrata, diciamo, nelle prime fasi della corsa. Poi dopo... 22, i chilometri erano 22, quindi non erano abbastanza impegnativi. C'è un tratto dal decimo chilometro al dodicesimo, quando si va dall'otto al decimo, quando si va in cima alla Croce di Lignano, quello è un tratto che è molto impegnativo. E comunque, ecco, questo qui fa capire anche un po' qual è, diciamo, l'ambiente in cui vanno a correre concorrenti, quindi molto piacevole. Abbiamo saputo proprio da molti che non erano toscani, hanno apprezzato tantissimo questo percorso, quindi questo ci fa estremamente piacere, ma soprattutto anche la varietà del percorso, perché è un percorso, qui siamo alle retrovie, ancora siamo ritornati a ritroso nel percorso iniziale, diciamo, dove questa salita qui, ecco, sono proprio nelle posizioni, diciamo, più arretrate e ci sono delle difficoltà, vedete, mentre i primi correvano più facilmente, qui già stanno camminando molto di più. Ecco, qui proprio siamo nella coda del gruppo Continaglia Saturno, esatto, qui ecco, vediamo questi concorrenti che c'è anche Peruzzi, che ha voluto fare l'anno competitiva, è uno, ormai è un affezionato, diciamo, anche alla, ecco, la qui siamo al castello, ecco, qui siamo, ecco, una delle posizioni, diciamo, un'altra zona molto peccato che c'è particolare. Anche un po' di nebbia, non si vede niente. E qui vedete già subito il gruppo è molto allungato. Ecco, abbiamo Tartaglini, che poi sarà uno dei protagonisti della gara dei 22 km, un po' arretrato inizialmente, però sempre in posizione buona, come pure Alessandro Annetti. Insomma, ecco, le posizioni volta per volta si modificavano proprio in base anche alla lunghezza del tracciato. Questo c'è anche Crivelli, mi sembra, sì, sì, sì. Di correre al suo. E Banelli, che è andato molto forte, che anche lui non pensavamo, insomma, ecco, le prime esperienze forse di questi trail, è andato molto molto bene. Vettarelli. Fontani, Vettarelli, sì. Ragazzini. No. Ecco, poi i due giovani in Barek e Mori, che ovviamente hanno fatto la gara di 12 km. Cincini. Si sono ben distinti. Poi qui un altro specialista invece del trail. Ecco qui anche Refi, che ovviamente doveva soltanto mantenere una posizione, diciamo, di controllo per potersi aggiudicare il Grand Prix 2017. Ai danni, diciamo, prima di Fatichenti, che ha lasciato proprio nelle ultime tre gare, e quindi ha lasciato via libera a un infortunio, ha dovuto proprio rinunciare alle ultime tre gare. Ecco qui intanto vediamo proprio la discesa del castello, quindi nelle parti, diciamo, un pochino più diciamo che è un attimo di recupero dei concorrenti in questa fase. Poi c'è ancora un'altra fase sempre discesa e poi una salita repentina che li porta nella zona di Sant'Andrea Pigli, che è un'altra zona molto particolare, molto spettacolare, ecco, diciamo. La zona dove fu girato il cartello lo scorso anno, invece di andare in salita li mandarono in discesa. Qui abbiamo visto, ecco, intanto siamo andati ovviamente in un percorso un pochino più bello, sì, diciamo, luminoso. Qui che è spettacolare questa zona, diciamo, che viene da... Qui eravamo verso il rifornimento. Qui siamo al rifornimento, quindi siamo intorno all'ottavo chilometro. Sì, qui siamo, noi diciamo la via dei Fagiani, la Fagianaia, che, ecco, dopo da qui c'è la deviazione per andare a Lignano e tornare verso la... E la abbiamo partenza. Già subito visto Vannuccini, poi Taos, che erano, non so, i due papabili protagonisti della gara dei 10 chilometri, ed effettivamente si sono ben comportati, come pure Filippo Occhiolini, che era tornato alle gare anche lui dopo qualche infortunio. Addirittura all'inizio era proprio il gruppo di testa, poi qui ha perso qualche metro, però insomma sempre posizioni buone. Tartaglini invece, che è partito subito agguerritissimo, già posizionandosi in testa alla gara della 22 chilometri. No, c'era, cioè non è che c'era tantissimi specialisti per la gara lunga come ci sono in altre occasioni, però ecco, c'era molti, qui sono molte persone che fanno strada, non Pietro sono Verini, molto... sì, sì, sì. Però sì, ecco, è adattabile anche a personaggi di questo tipo. No, c'è da dire che questo percorso è studiato in modo da poter gareggiare tutti, sia quelli che non fanno trail che quelli che fanno solo strada, quindi era facile gareggiare sia per tutti e due. Ecco, qui vediamo Annetti, e ecco, anche l'Annetti è uno specialista della strada, non era un partito del trail,
ha avuto, ha partecipato, non è che è stato fra i protagonisti, comunque è sempre riuscito a fare una buona prestazione, anche perché in precedenza, le sere precedenti, era stato alla Sagra Pappardella aiutare il personale della polisportiva, E qui quindi. abbiamo visto anche Mbarek posizionarsi molto bene, il giovane emergente, diciamo, della Polisportiva Chianciano, che l'anno prossimo farà parte della Polisportiva Policiano da un punto di vista della federazione. Poi Giacomo Ragazzini, che è sempre stato costante, anche lui, ahimè, se non aveva avuto l'infortunio all'Ago di Chiusi, poteva essere veramente il protagonista del Grand Prix. E Sì. poi Ecco, via via tutti gli altri. qui c'è stato il distacco dei primi e poi adesso comincia la fila continua di tutti gli atleti perché c'era un po' di disparità di forze fra i protagonisti e i non. Ecco, intanto vediamo proprio un'altra fase della posizione del castello dei concorrenti che tornavano dalla 10 km, e quindi qui siamo proprio al ritorno nella zona del castello proprio con la 10 km, e qualcuno ancora ovviamente doveva fare ancora la 21. Sì, qui siamo nel tratto 300 metri prima del castello. Ecco qui No. Alessandro Annetti, poi ecco tutti gli altri che seguono ovviamente Sì. Il tracciato, insomma, ecco, c'è questa alternanza La tra nebbia e la nebbia e il il sole, sole. quindi chiaramente provoca quasi una specie di depressione, fra virgolette, nel senso che vedendo No, la bellezza su e ti trovi nel sole è tutta poi un'altra cosa. tornando giù, tornando, insomma, ecco. No, comunque c'è da dire che è stata una bellissima manifestazione e niente, l'anno prossimo sarà ripetuta come ormai di consuetudine. Sì, c'è semmai da definire ovviamente un po' il periodo, ma penso che questo qui sia il periodo adatto per poter fare questo Diciamo trail. che ci ha detto bene perché di novembre non è facile trovare una giornata asciutta come questa, anche se c'era nebbia, però ecco, il percorso era tutto Perfetto, perfetto, sì. sì, il terreno era. Non c'erano. Specialmente quella strada che abbiamo visto prima, l'uscita prima c'erano sempre le pozzanghere, c'era quest'anno era asciutta anche quella, quindi non è facile trovare a metà novembre un percorso in questo modo. Ecco, dobbiamo dire che questo trail è a conclusione di un'annata particolarmente, Moreno, impegnativa, perché 37 gare, direi forse una dei Grand Prix Sì. più partecipati, più numerosi, diciamo, degli ultimi anni. Addirittura eravamo incerti di poter proseguire con questo circuito. Poi piano piano siamo stati costretti, nostro malgrado, ad accettare all'interno del circuito tante gare. Ora non so se riusciremmo a fare una specie di selezione, perché diventa veramente impegnativo pensiamo dal 26 di dicembre, come anche quest'anno comincerà con la corsa di Natale a Terranova Bracciolini, per arrivare poi al trail del Memorial Gabriele Annetti a metà novembre. Quindi poter reggere 37 gare non sono poche, poi ci sono di tutti i tipi, insomma, ecco, dai trail, dalle corse in montagna, dalle gare di velocità, delle mezze maratone, insomma, quindi veramente una polivalenza anche di partecipazione, direi anche strutturata, insomma, ecco, perché poi sono abituati, se vediamo la Nicoletta Sanarelli che non ha lasciato, mi sembra, o una gara, forse qualcosa del genere, questo ci fa capire la caratteristica. E qui siamo invece in cima a Lignano, vedete un po', vedete, ecco qui un nostro alunno Demetrio che è andato su con la GoPro, è riuscito a riprendere questi concorrenti. Vedete, ecco, la spianata Il là, mare sotto il e mare sopra. sotto, che sarebbe la nebbia che, diciamo, invadeva la parte bassa della pianura, mentre qui un sole stupendo, fra l'altro un caldo anche proprio nella zona alta No, del quando c'è la nebbia e vai sopra dove c'è il sole, c'è il spettacolare. caldo, Comunque sì. qui vediamo proprio la cima, la croce di Lignano, dove i concorrenti transitavano e sicuramente recuperavano anche quelle fatiche che avevano Sì, perché una volta arrivati lì assorbito. nella sommità, dopo c'è un percorso, cioè, favorevole, c'è una discesa che bisogna stare attenti, non Ecco, è qui è la che. salita, questa è la salita che chiaramente la parte un pochino finale che poi porta su Sì, nelle. infatti Ecco, qui c'è guarda, la croce lì, quindi. E e quindi uno vede quello che è. E invece qui qui siamo nel mezzo alle case del castello, al ritorno. stiamo ritornando nella parte bassa del castello, e qui vedete, ecco, anche le segnalazioni, insomma, abbastanza evidenti, oltre che lateralmente anche, vediamo qui
Tartaglini, che ovviamente era al comando della gara, quindi in questo caso qui ha riuscito a staccare i concorrenti, ecco, vedete proprio le posizioni di questa. No, qui siamo, ecco, sulla destra c'è il castello, quindi siamo nella zona proprio più vecchia di Arezzo, di Policiano, dico, quindi è una zona che è molto bella da, infatti è molto bella da venire anche a fare una passeggiata. Ecco, qui siamo, non qui a caso la settimana successiva abbiamo fatto anche una camminata apprezzata tantissimo, ecco. E qui siamo ancora tornati nella parte alta, al bivio delle cinque vie. E qui vedete proprio questa alternanza di nebbia e sole che sicuramente contrastano, ma al tempo stesso fanno vedere la spettacolarità di questa gara, insomma, ecco, una gara che lascia da dire si esalta. Ecco, che vediamo la Tumasun, che ovviamente non pensava neanche lei di poter raggiungere un certo risultato. Qui siamo tornati nella parte ancora bassa, quindi ecco, vedete questa alternanza. Lascia da dire che il sabato c'era il sole, il lunedì c'era il sole e la domenica proprio preciso c'è stato. Ma sono un po' di anni che questa nebbia non ci aiuta a non avere la pioggia, questa è la cosa fondamentale. Quindi siamo nelle fasi, diciamo, finali della gara, diciamo, della 10 km. Ecco, questi qui proprio sono i primi tre che transitano proprio nella zona del castello. Sì, qui siamo a 2 km dall'arrivo. Vedete, le posizioni già sono abbastanza acquisite anche da parte di Pietro Verini, che non è un grande specialista, però questa gara così la fa volentieri, riesce a farla. Dato molto forte anche questo giovane atleta del Mauri Lorenzo Subiano Marathon. E poi, ecco, vediamo anche l'altro atleta, Lazzarini Massimiliano, che la rinascita Monte Parchi è andato molto forte. Poi Bittarelli. E poi a seguire dovrebbe esserci il Refi, ecco, no, Allori, poi Casi che passettino un pochino corto, veloce, poi Stefano Sinatti, che è andato, direi, molto, molto bene, considerando questo percorso non adatto alle sue caratteristiche. Qui vediamo la Lentini Francesca, anche lei una che fa volentieri, anche se è diventata mamma da poco, ancora è già ripartita la carica. Questi sono i percorsi che predilige lei. E qui vediamo proprio le categorie del settore femminile, che sono Patrizia Lacrimini. Sì, sono andate molto, molto bene anche queste. Martini Luigi. E poi la Volpi Francesca, vedete, un'altra atleta che ha cominciato a correre, visto che il cugino non corre in questo momento, ha corso. Ecco, qui intanto vediamo anche a seguire altre concorrenti. Salvatore Limogna, abbiamo visto, Felici Cinzia. Poi qui, ecco, vediamo Donnini proprio nel ritorno insieme a Crivelli. Poi, ecco, qui abbiamo anche Cardinali, l'atleta, e qui siamo nella zona del traguardo. Ovviamente lì hanno ritrovato la nebbia, e vediamo l'arrivo proprio di Vannuccini Francesco, soddisfazione per il suo risultato, 55 e 42 il suo tempo, 57 minuti invece ha dato quasi un minuto e mezzo a Taus Zaccaria, ancora giovane, però è andato molto bene. E poi al terzo posto Filippo Chiolini, 57-46. Eccoli qui che giungono al traguardo questi tre atleti. Ovviamente ancora era presto per quanto riguarda l'afflusso anche delle persone, erano soltanto le 10. Poi Pietro Verini, che è al suo quarto posto con 58-18, pensando che sono circa 12 km, quindi un buon risultato anche da circa. Sono 12. Mbarek Juer 59-39, poi ancora Fontani con ecco, poi Mattesini Fabiano, Ragazzini, vediamo chi, ecco, Ragazzini giunge al traguardo, poi Mori, ecco, altri atleti che si susseguono nella zona dell'arrivo, che poi sarà teatro il pomeriggio delle gare del settore giovanile, molto partecipate. Cini, Luca, sì, è andata benissimo anche con il settore giovanile, il pomeriggio. Vediamo Lazzarini ancora giungere al traguardo, soddisfatto per il suo risultato. Bettarelli, altro personaggio che spazia dalle mezze maratone, oltre il trail, un po' di tutto anche lui.
e poi Refi Mirko, che ovviamente con la gara di questa giornata ha consolidato il primato, sì. E quindi vince, non so, per la quarta volta, non me lo ricordo, l'Allori e poi il Casi, il Grand Prix. Quindi sicuramente, ricordando anche che il 16 di dicembre ci sarà la consueta festa del podismo con l'atleta dell'anno. Ha fatto una buona gara la Tiberi Lucia in questa occasione, che non l'ha, cioè, in percorso in questo modo è riuscita a battere la Sanarelli, che non è facile. La Sanarelli poi quest'anno è andata crescendo tantissimo, no, ma poi è andata molto forte, più adatto alla Sanarelli che alla Tiberi, quindi è andata molto forte. Ecco, con il 175 invece abbiamo visto giungere dal traguardo anche la terza donna, che è Pasquelli Federica dell'Olympic Runner Lama, poi Lacrimini Patrizia, poi sì, qualcuno è stato tagliato, sì, che sì, era arrivato dopo. Sì, sono stati fatti. Ecco, qui intanto vediamo l'arrivo invece della gara della 22. Sì. Ecco qui al traguardo con il tempo di 1 ora 43:10, 1 ora 44:46 per Edimaro Donnini. Grande prova, ecco, vediamo tutti e due soddisfazione, quindi reciproco rispetto fra l'uno e l'altro. Al terzo posto Mauro Cardinali del Marathon Club Città di Castello, quarto posto per Brattoli Giovanni dell'Atletica Lissone, quinto posto Crivelli Alessandro, poi vediamo Banelli Luca preceduto da Sadotti Gilberto, e poi al settimo posto vediamo Rosai Valentino, che è un grande specialista, ma anche lui comincia ad accusare, diciamo, un po' anche l'età, anche specialista lui. Poi dipende il periodo. Alessandro Annetti è andato molto bene, poi Frappi Nicola a seguire, ecco qui Alessandro Annetti è andato molto bene, poi Frappi Nicola, Barbi Tommaso, ecco qui Frappi Nicola, poi ancora Frappi Barbi Tommaso, eccolo qui, poi Caporali Rodolfo, che poi c'ha il fratello, mi sembra, Caporali, no, Mazzarella che ha fratello, uno specialista, che però Mazzarella era assente, perché era Giacomo era assente, Mazzarella Marco, ecco così, proprio era Atene a fare la maratona, quindi il fratello molto uno specialista proprio di questo settore. E poi Braganti, altro atleta dell'Olympic Runner Lama, uno specialista, Tognani Luca giunge di seguito. E poi andiamo invece con Tommasun, data direi Monica molto forte, addirittura anche lei con la GoPro, mi sembra, ha preso, fatto delle foto. Poi vediamo la Parigi al secondo posto, e al terzo posto Lucia Boncompagni, che ha provato, direi con coraggio, la 22 km, anche lei ha fatto la maratona, cioè quest'anno ha gareggiato pochissimo. C'è da dire che le società che fanno, e poi Scaglia Gianmarco, che ecco, prediligono questo tipo di gare, erano presenti a completo. Ecco, quando è che sei riuscito a staccare gli avversari? No, ci ho provato quasi subito e sono rimasto solo da tutta la gara, e non sapevo però dove erano, se rientravano, quindi ho toccato andare sempre al massimo. Non so se ti aspettavi di vincere questa prova. No, assolutamente no, sono felice che è andata bene. Volevo prendere come allenamento, prima della maratona, ultimo lungo. Vuol dire che stavo bene. Ecco, hai avuto qualche momento di difficoltà nel percorso e dove eventualmente? No, era tutto perfetto, ho segnalato a perfezione. Secondo me non era possibile perdersi. E qui siamo passati alle gare del settore giovanile, che ovviamente nel pomeriggio hanno dato vita a una serie di spettacoli direi eccezionali. C'era poi un po' più di visibilità, quindi c'era anche, insomma, e qui vediamo la Severi Clara, una delle oramai protagonisti di queste competizioni. Qui ha vinto Banelli Emma, e quelle più piccole davanti a Verni Irene, Banchetti Aurora e Montanara Noemi. Mentre invece abbiamo nella categoria superiore, abbiamo visto qui l'atleta dell'Atletica Futura, che è Beccattini Asia, che fra l'altro va a vincere diciamo il Grand Prix del settore giovanile. Poi qui, ecco, a seguire vedete anche, per quanto riguarda gli atleti maschietti di Ginevra, ecco che ha vinto quella gara precedente, sì, insieme poi a Beccattini, poi Mercati. Poi nell'altra categoria Fallini Gabriele della Lega Sestina ha vinto davanti a Scatoni Davide e Guerrieri Lorenzo. Poi Antonelli Emma, Giorni Sara nella categoria 2008-2009 davanti a Giorni Sara e Casarin Anna.
tutte atlete, molte atlete diciamo della San Sepolcro, che sono state diciamo nelle società più numerose insieme alla Trega Futura, sì, di questa competizione. Anzi, ringrazio le società che hanno onorato la loro partecipazione, quindi poi alla fine saranno diciamo anche premiate con dei trofei specifici proprio del Memorial Gabriele Annetti. Poi ancora abbiamo visto altri protagonisti diciamo delle gare, con Tarquini Alessandro della Trega Sestini, che ha vinto davanti a Iamo Gabriel della Trega Futura, Sandroni Duccio della Trega Etrusca, e in campo femminile Brizzi Veronica davanti a... Ah, guarda, c'erano bei gruppetti, quindi... No, sicuramente una gara che ha dato... Sarà ripetuta comunque il 6 di gennaio, questo percorso è simile a questo, quindi... Ecco, qui proprio vediamo Tarquini che vince davanti a Iamo Gabriel, Sandroni Duccio, Vallerani Lorenzo, Polese, Niccolò, Castellucci Elia, Puliti Mattia, Berucchi Edoardo, ben 17 questi atleti di questa categoria, quindi veramente un grande successo, un gran po' femminile. Veronica Brizzi, Avi San Sepolcro, Bernini Giulia, Atletica Futura, Miglionico, Marta, Atletica Futura, Baldi, Vanessa della Podistica Il Campino, poi Giannini Linda, San Sepolcro. Eccole qui, vediamo proprio queste atlete che si susseguono un po' nelle varie gare. Ecco qui, proprio vediamo questa categoria. E qui il percorso diventava abbastanza spettacolare. Si era allungato un pochino, si faceva la salitina dietro la cassa. Questa percorso che ormai è consolidato, è rimasto costante. Lo sanno chi viene... sanno che è questo malo percorso. È rimasto costante, è rimasto diciamo per questa cosa. Ecco, quindi poi l'applauso da parte anche dei familiari e altre persone che erano presenti in questa circostanza. Poi il tempo cominciava un pochino a quasi minacciare pioggia, quindi abbiamo dovuto accelerare un po' le varie operazioni. Qui un'altra gara particolarmente diciamo numerosa con la categoria del 2006-2007, con Soriente Leonardo davanti della San Sepolcro, con davanti a Monini Libero e Giorni Davide e Martini Filippo, tutti della stessa società. Poi Gialli Alessio della Polisportiva Chianciano, vediamo raggiungere al traguardo adesso. Poi Mugnai Elia, Balduzzi Daniele, Brogi Lorenzo, via via. Anche questi sono 16 gli atleti che hanno completato la loro gara. E ancora nel settore invece femminile, ecco qui intanto vediamo ancora gli ultimi arrivi. Nel settore femminile invece l'atleta di casa, la Giada Cicerone, che nonostante sempre la sua paura diciamo di non completare la gara, ancora protagonista e va a vincere questa gara. Quindi Giada Cicerone che vince davanti a Giada Gonnelli della Trega Futura, poi Emilia Mugnai sempre della Futura, Sara Perferi della Trega Futura, Pasqui Lidia San Sepolcro, poi Sofia Albiani, Allegra Niccoli. Via via si susseguono anche questi. Ecco, sono ben una quindicina delle atlete che insomma intanto si vedono qualche ombrello aperto e cominciava a fare qualche piccola, ma comunque ci ha salvato ci ha salvato anche questa volta. È andata bene diciamo così, quindi questo sicuramente un riconoscimento nei confronti di questo Memorial che tutti gli anni si ripete, sempre un po' con qualche incertezza diciamo del tempo, ma è riuscita a fare. Novembre si sa che è così il tempo. E qui un altro grande atleta che ha vinto questa gara del 2004-2005 con Samuel Samele, atleta che è cresciuto tantissimo, lo ricordavamo qualche anno fa quando era piccolino, che veniva sempre a correre e andava sempre molto forte. Adesso veramente strutturalmente si è modificato, migliorato, seguito insomma l'atletica futura, c'è un buon vivaio, quindi riesce e a... qui guarda una volata lunghissima fra Iamo e Zanti Samuele, la spunta Iamo per un soffio su Zanti, però ecco veramente una grande gara. E poi anche Iamo Sebastian che arriva al quarto posto per Bruscenti Mattia, Dragomir eccetera eccetera. Anche qui ben 20 atleti giunti al traguardo, quindi belle, di solito si trova sempre 4-5 atleti. No, di solito qualche volta 20 atleti sono solo per fra tutti. Ecco qui ancora altri. Lascia da dire che l'Atletica Futura ha partecipato con 49 ragazzi, quindi insomma infatti ha vinto anche la società come società. Questo ci fa estremamente piacere, anzi ringraziamo la Trega Futura
del presidente Fabio Meini, che era presente anche in questa circostanza, e un rispetto nei confronti proprio del memore alla Gabriele Nannetti, tutti gli anni è stato presente, insieme ovviamente anche all'Avis Sansepolcro, che si è presentata con un numero, diciamo, di scritto. Quindi intanto vediamo Ghazmi Abdelrazzak che va a vincere, mentre in precedenza, per quanto riguarda il settore femminile, ha vinto Chiarini Leonardo, quello che abbiamo visto la gara precedente, Camaiani e Burchini. Poi ancora, per quanto riguarda invece il settore femminile, Giarelli Camilla, eccola qui, che va a completare la gara della categoria femminile. Qui purtroppo la categoria allievi erano pochissime. E intanto qui le premiazioni, ovviamente a tutti è stato dato trofei, coppe, diciamo medaglie, magliette, ricordo della manifestazione e altri gadget, proprio per significare, diciamo, un ricordo importante di questa gara. No, c'è da dire che la famiglia Annetti non mi veniva, si è prodigata affinché venisse bene questa manifestazione. Noi siamo contenti che è venuta bene. Quindi la Polisportiva ovviamente, diciamo, dà una grande mano per dare proprio un sostegno a questa manifestazione, che ormai sono 21 edizioni che si ripete sempre tutti gli anni, ha un grande successo. Quindi questo ringraziando proprio la famiglia Giuseppe Annetti e anche la moglie insieme a Alessandro Annetti, che veramente danno tantissimo per questa società sportiva. Bene, Moreno, siamo un po' a conclusione anche questa gara. Diciamo che il prossimo appuntamento sarà il 16 di dicembre per quanto riguarda la cena del Grand Prix. La serata conclusiva di tutte queste corse che avete visto durante l'anno. E speriamo sia una bella serata. E poi la prossima puntata sarà proprio fatto una specie di rivisitazione un po' di tutte le competizioni, quindi sarà un flash di un anno di corsa in due puntate che faremo prima della fine dell'arco dell'anno 2017, e questa sarà la conclusione dell'annata 2017 con questa premiazione del circuito del Grand Prix alle ore 20:30 di sabato 16 di dicembre presso i locali della Polisportiva Prociano, in cui saranno presenti, oltre che gli atleti, sponsor, autorità, giornalisti ed altro.